È partito questa mattina e andrà avanti fino a domani pomeriggio il maxi concorso alla Vitrifrigo Arena, in cui si ricercano 52 operatori sociosanitari per l'azienda ospedaliera Marche Nord. Io arrivo da Manfredonia, dalla Puglia, però lavoro a Cingoli da giugno. Io vengo da Ancona e lavoro a Cingoli anch'io da giugno. Da quanto vi preparate per questo concorso? Beh, da un paio di mesi circa, si spera, insomma, in un concorso pubblico. Anch'io un paio di mesi. Comunque questo lavoro è un po' che lo faccio, quindi si spera di prendere il posto indeterminato. Un momento molto particolare, il personale serve perché parecchia gente sta a casa con il Covid, quindi servono sostituzioni, quindi spero che il concorso dia posto di lavoro a tante persone. Io arrivo da Monte Giorgio, e, da fermo in realtà, da sposata, e sto preparando da quando è uscita la domanda, la scadenza del concorso della domanda a settembre. Che aspettative ci sono? Di trovare un posto nel pubblico, speriamo. Io ho la qualifica OSS da 13 anni, lavoro nel privato e nella speranza poi di trovare un posto nel pubblico. Soprattutto in questo momento una figura molto utile, di supporto, a volte come anche la figura infermieristica denigrata, però andiamo avanti per questo posto di lavoro che abbiamo scelto. Mi sono preparata, però l'ho saputo 2 settimane fa di essere del concorso, perché io mi sono iscritta molto tempo fa, quindi poi lavorando non ci ho pensato, quindi speriamo bene, speriamo vada bene. Da dove arriva e da quanto si sta preparando per questo concorso? Da Bari, mi sto preparando da un bel po' di tempo, non è l'unico concorso che sto sostenendo, per cui studio da un bel po' di tempo, ce ne sono alcuni in giro, quindi diciamo ci prepariamo un po' per tutti. Le aspettative sono importanti anche per il momento che stiamo vivendo e per la figura che viene richiesta appunto in questo concorso. Direi che è più importante il fatto di cercare di trovare una sistemazione, perché se la sistemazione la devo trovare solo guardando, diciamo, la situazione attuale, è un po', diciamo, che un pochettino deprimente, ecco. Preferisco che la figura sia valorizzata in qualsiasi momento, non solo nel momento della necessità, sostanzialmente, ecco perché. Io sono siciliano e vivo a Bologna e mi sono preparato studiando e niente, ho l'aspettativa di superare il concorso, perché voglio migliorarmi e lavorare per lo Stato. Il test consiste sulle domande un po' della figura dell'OSS, penso un po' in generale su tutte le mansioni che fa l'OSS. Io arrivo dalla provincia di Foggia e mi sono preparata, tra virgolette, al meglio per quanto mi riguarda, e mi auguro di riuscirci, e anche perché, insomma, è bello cambiare aspettative, il modo di fare, il modo di vivere nel proprio paese per poter andare oltre, perché se si arriva a questo vuol dire che il nostro paese non ci offre granché. Arrivo dalla provincia di Brindisi, da Cisternino, e la preparazione anch'io l'ho saputo all'incirca 15 giorni fa, poi col fatto che lavoro, diciamo che c'è stato un minimo di preparazione. Diciamo che sono un po' allenata perché ho superato qualche anno fa anche un altro concorso e speriamo che anche questo si svolge positivamente. E di regola chi supera la prova pratica poi dovrebbe fare la prova orale e un'altra prova pratica, più che altro questo dovrebbero essere le quiz. Io arrivo da Monte San Vito e faccio l'OSS da 17 anni in un centro per disabili e da circa 2 mesi che mi sto preparando, ci provo. Io arrivo da Iesi e niente, voglio provare anch'io, come ha detto la collega, in opportunità. Ma sta andando tutto bene, l'arena si dimostra un contenitore eccezionale, soprattutto per le dimensioni e per tenere anche in caso, come in questi giorni di pandemia, situazioni di questo genere. Sono arrivate oltre 1100 persone per la sessione mattutina, poi ce ne saranno altre 700-800 nel pomeriggio e così anche domani si riprenderà. Diciamo che la struttura grande come la nostra proprio si presta a questo, tutto in sicurezza, tutto con una gestione pressoché impeccabile, e speriamo che ci siano altri eventi, perché proprio serve all'economia turistica della città riprendere e fare in modo che l'arena, e non solo l'arena, lavorino a pieno per tutti.